L'abuso sessuale sui minori in che cosa consiste? Ma noi abbiamo un'idea curiosa dell'abusante, cioè l'idea che sia l'omino con l'impermeabile che esce fuori improvvisamente dall'albero. Purtroppo il più delle volte sono persone ben conosciute dal bambino, quindi nell'entourage più stretto del bambino, e oltretutto noi spesso tendiamo a immaginare il vero e proprio rapporto sessuale con il bambino. In realtà, a parte rarissimi casi, non è così. È un processo in realtà molto lungo, c'è un momento in cui comunque la persona tenta di carpire la fiducia del bambino, quindi lo conquista, può essere attraverso giochi, può essere attraverso affetto e attenzione, perché il bambino ovviamente è affamato dell'attenzione dell'adulto, quindi il farlo sentire grande, importante, il creare quella complicità per cui c'è un segreto, c'è un'attenzione, c'è qualcosa che solo loro sanno e possono condividere. Dopodiché lo sviluppare l'attenzione del bambino verso un determinato tipo di gioco sessuale o di comportamento. E a volte anche lì ci sono tutta una serie di strategie per incuriosire il bambino, mostrare filmini pornografici, ad esempio, immagini di nudo, oppure passare a giochi dal metterlo in braccio o qualsiasi altra cosa. Quindi piano piano poi si passa all'avvicinamento come se fosse appunto un vero e proprio gioco. Quindi questo passa sotto l'attenzione inizialmente del bambino, o addirittura il far vedere che sia una cosa così interessante che è il bambino stesso a chiedere, quindi rinforzando l'idea dell'aggressore, perché stiamo parlando di un vero e proprio aggressore, anche se non specificatamente violento, di essere dalla parte del giusto, insomma di seguire una richiesta del bambino. Detto questo, appunto si passa a un po' più all'azione, diciamo che generalmente parliamo di toccamenti, comunque di manipolazione reciproca, quindi di un'attività che è più pregenitale, appunto, potremmo dire, cioè non proprio prettamente adulta. Quindi generalmente gli scambi si limitano a questo. In questo però poi si comincia a saldare il legame, quindi a creare il discorso della fiducia, a creare comunque a volte il ricatto, però non lo dire, a far sì che il bambino comunque covi dentro di sé un segreto, e quindi si comincia a creare insomma la base anche per successivi abusi, che poi tendono spesso e volentieri, se sono all'interno di una situazione familiare o comunque ecco amicale, a venire poi riproposti nuovamente. Consideriamo poi che spesso queste persone sono persone che stanno molto vicino al bambino. Parliamo comunque, per quanto ci sembri strano, difficile, terribile, di un grave comunque disagio, di una grande difficoltà. Quindi queste persone spesso sono totalmente assorbite da questa loro attività, perché è l'unica che dà loro realmente soddisfazione o che li allevia da tutta una serie di angosce molto profonde, quindi non riescono a farne a meno. Questo li porta a focalizzare gran parte della loro vita nelle uniche relazioni che riescono vere, almeno in cui si sentono comunque di avere il controllo, che riescono a creare. E quindi molto del loro tempo lo passano proprio nello studiare il bambino, come avvicinarsi, come trovare la tecnica migliore perché si interessi al sesso senza obbligarlo, perché obbligarlo significa poi perdere la preda, e quindi queste persone sono molto intelligenti da questo punto di vista. Qual è il profilo psicologico del pedofilo? È difficile parlare di un profilo unico, in realtà ci sono più tipologie, un po' come tutti noi, quindi con motivazioni diverse, circostanze diverse che li spingono. Se noi vogliamo parlare di macro categorie, potremmo parlare di una tipologia in cui abbiamo, potremmo dire, proprio una vera e propria mancanza dal punto di vista emotivo, quindi una sorta di psicopatico, una persona che è cieca da quel punto di vista e quindi prende quello che vuole e quello che lo attrae. In questo caso il bambino, quindi la ricerca della sensazione, il disinteresse nei confronti dell'arrecare danno all'altro e quindi appunto l'appropriarsi del bambino. In un altro caso possiamo parlare di persone che hanno subito dei traumi abbastanza gravi, quindi è come se il trauma si fosse sedimentato, un trauma subito da bambini si fosse sedimentato e avesse poi interferito con la crescita della persona, quindi con uno sviluppo corretto, e di conseguenza queste istanze, questi aspetti infantili ancora rimangono e si esprimono anche nella sessualità adulta o comunque nella vita di relazione. Quindi in un caso possiamo avere una persona che potrebbe avere tale e tanta di quella difficoltà a relazionarsi con un adulto perché lo trova pericoloso, minaccioso, perché non sa proprio come fare, non ha gli strumenti,
che sceglie il bambino che trova più simile a lui, anche più facile da avvicinare e da conquistare. Allo stesso modo possiamo avere invece una persona che a seguito proprio di un abuso, quindi in una situazione in cui si sente di essere stata sottomessa, si sente passiva, si sente impotente, ripete questa condizione, questa situazione di nuovo per riacquisire il controllo. Quindi quello che io ho subito da piccolo lo faccio nuovamente, però questa volta sono io quello che controllo e che quindi riesce a far sparire la tensione. C'è una definizione molto bella di un bambino, proprio per spiegare effettivamente che cos'è il pedofilo all'interno di un progetto che abbiamo svolto con la dottoressa Sacchi, che si chiama Sembra un gioco, poi ne parleremo magari in seguito. E alla domanda chi è secondo te un pedofilo, fatta a un bambino di 7 anni circa, la spiegazione credo sia perfetta. Lui dice: è una persona che da bambino ha subito dei brutti ricordi nei confronti degli adulti e ne ha paura. Perciò gli piacciono i bambini, perché lui non si sente grande. Il pedofilo se ne approfitta quando un bambino non è seguito. Il pedofilo è quasi sempre un uomo. Spesso sì, anche se purtroppo i dati relativi a abusi compiuti da parte delle donne sono pochi, c'è cioè un numero oscuro, si ipotizza un numero oscuro, proprio perché la donna ha una funzione di accudimento, quindi di vicinanza maggiore nei confronti del bambino. Anche il tipo di approccio sessuale può essere differente, quindi può limitarsi, ovviamente, come è chiaro, come poi succede spesso nella pedofilia, a dei toccamenti che però possono essere confusi con comportamenti di cura. C'è da dire anche che la modalità di reagire ai traumi di un uomo e di una donna sono molto diversi. La donna tende a, diciamo, introiettare l'aggressività, quindi a mandarla verso se stessa, quindi a diventare magari, una donna problematica, con problemi di dipendenza, a diventare nuovamente vittima. L'uomo tende a sfogare verso l'esterno, quindi dicevamo a diventare a sua volta aggressore. Quindi c'è una modalità diversa anche proprio nel nostro modo poi di esprimere la frustrazione, l'aggressività, la rabbia o la disperazione. Cosa spinge il pedofilo ad essere sessualmente attratto dai bambini? Il fatto di vederli spesso, di vederli inoffensivi o di potersi identificare con il bambino, ma più spesso il fatto che il bambino ci accetta per quello che siamo, noi non dobbiamo dimostrare niente ad un bambino, basta un sorriso, basta un'attenzione, cosa che riesce, non riesce altrettanto facile naturalmente con un adulto. Quando il pedofilo si trasforma in omicida? Il pedofilo si trasforma in omicida quando abbiamo una commistione appunto fra l'impulso sessuale, quindi l'attrazione nei confronti del bambino, e un impulso sadico, quindi una tendenza aggressiva molto forte, quindi una forma di odio fortemente erotizzata. In quel caso è possibile che ci sia anche la necessità di far soffrire e di conseguenza una serie di atti estremamente violenti che portano all'omicidio. In altri casi può essere una decisione del tutto utilitaristica, quando abbiamo insomma una base psicopatica abbastanza forte, cioè io lo elimino per eliminare le prove, perché altrimenti questo bambino potrebbe parlare. Diciamo che però la maggior parte dei pedofili non rientrano in quest'ambito, per lo più sono molto bravi a manipolare i bambini e quindi a far loro mantenere il segreto, riescono a carpire quelle che sono anche gli interessi e le curiosità normali anche di tipo sessuale del bambino, e in questo spesso loro scelgono bambino anche perché creano una loro vera e propria distorsione mentale, cioè la curiosità, la malizia che è tipica, insomma, che è presente in ogni bambino, loro la scambiano come una volontà, come un interesse da parte del bambino, quindi si sentono rafforzati nella loro intenzione e quindi portano avanti poi il comportamento. Esistono degli indicatori che permettano di rilevare una violenza subita? Questo è un argomento terribilmente contrastato, perché dobbiamo parlare sicuramente di un'alterazione nel normale, diciamo, funzionamento del bambino, quindi parliamo di cali scolastici, parliamo di difficoltà nell'addormentarsi, parliamo di tutti quelli che sono i normali segnali di disagio, che però potrebbero essere ascrivibili a qualsiasi rottura o cambiamento forte nella vita del bambino o dei momenti di passaggio particolarmente impegnativi. Si parla di una forte sessualizzazione del bambino come un indicatore abbastanza interessante o importante. Anche qui però noi abbiamo molta poca conoscenza di quella che è la sessualità infantile, perché
ne siamo sempre un po' spaventati, abbiamo sempre l'idea del bambino angelicato, quindi del bambino che non si interessa di sesso, quando invece il bambino giustamente da subito impara che manipolandosi trae piacere. È un modo anche a volte per rilassarsi, quindi un aumento anche del comportamento di masturbazione può esserci ad esempio in momenti di crisi o di forte tensione e non obbligatoriamente riconducibile ad un abuso. Quindi va fatta una grande attenzione di caso in caso e va analizzato secondo le situazioni. Certo, quando ci sono tanti elementi sessualizzati insieme, un aumento del comportamento improvviso, magari una paura di persone dello stesso sesso dell'aggressore, a questo punto possiamo cominciare a preoccuparci. Chi sono i turisti sessuali? I turisti sessuali possono essere pedofili, ma possono essere anche effettivamente soggetti annoiati, si definiscono come sensation seeking, quindi persone che sono alla ricerca di sensazioni, che quindi ormai conoscono tutto e quindi sperimentano e provano quel brivido in più in una situazione assolutamente lontana dalla loro condizione abituale. Quindi possiamo parlare anche di pedofili occasionali, cioè di persone che appunto spinte dalla situazione, dalla condizione e dall'occasione approfittino per sperimentare. Anche in questo caso le distorsioni che si creano sono molte. Una riguarda un po' l'ambiente, quindi visto che diciamo, appare come poco sanzionato, potremmo dire, o comunque qualcosa in cui le persone si sentono più sicure perché lo fanno tutti, quindi diciamo il peccato di tutti è il peccato di nessuno. Alcuni aggiungono anche proprio questa distorsione e questa convenzione che in fondo, visto che questi bambini muoiono di fame, loro li stanno aiutando. E di conseguenza tanto comunque starebbero male, che insomma è una percezione assolutamente alterata. Unitamente a ciò c'è anche una percezione, anche qui assurda, dell'idea che andare con il bambino è più sano che andare con la prostituta, perché c'è questa visione del bambino innocente e quindi c'è meno rischio di prendere malattie sessualmente trasmissibili. Cogliamo l'occasione per dire che, anzi, vista che la conformazione del bambino non è proprio strutturata, ovviamente, per accogliere un rapporto sessuale, c'è ancora più rischio di, ovviamente, prendere malattie sessualmente trasmissibili. Un pedofilo è recuperabile? Alcuni pedofili sono recuperabili, come alcuni criminali, purtroppo non tutti sono recuperabili, ma ci sono quelle persone che hanno, dicevamo, un deficit relazionale, quindi sulle quali effettivamente si può tentare un intervento. Il problema è che ad oggi diciamo, le strategie di trattamento, ma anche gli esperimenti, diciamo, sono pochi, perché si pensa che siano soldi perduti, tempo perduto, cosa che non è vero, perché se pensiamo al nostro sistema, insomma, queste persone dopo un po' escono e quindi tendono a ripetere, ovviamente, perché hanno una patologia. Quindi dobbiamo considerare che in alcuni casi è una vera e propria malattia ed è fonte di grave, in alcuni casi di grave disagio, non in tutti, quindi quando si presenta anche il disagio noi potremmo effettivamente intervenire. Potremmo lavorare appunto sulle capacità assertive, sulle capacità relazionali, perché questo non è un impegno speso a vuoto, è un impegno molto importante che ci permette di evitare che queste situazioni accadano di nuovo e soprattutto evitare di creare bambini traumatizzati che potrebbero un giorno, forse a loro volta, diventare nuovamente carnefici. Quindi consideriamo che in carcere ad esempio non c'è un trattamento, cioè tanto se vedono lo psicologo ogni tanto, quindi l'ipotesi di trattamento è il lavoro, che in persone che, dicevamo, hanno un disagio così profondo non è assolutamente sufficiente.